Franco Vestuto. Ma io onestamente credo che la cosa vada vista un attimo in maniera differente. Questa non è una guerra solo militare, è soprattutto una battaglia politica che si gioca su più piani, in cui la NATO e l'America sta facendo un'operazione e punta a ripristinare il suo predominio in Europa, e questo diciamo è ben chiaro, usando l'Ucraina in una sorta di tensione. È l'America che tenta di riguadagnare un ruolo in Europa certo, facendo invadere l'Ucraina dalla Russia. Perché giustamente provocando Putin, che già da tempo diceva io mi stanno cerchiando, nell'intervista che rilasciò Putin nel 2017, se non ben ricordo, che fece Oliver Stone, questa dottata, sì. Lui diceva proprio questo: mi stanno cercando. Mandati in onda, esatto, sì, la esatto. Mi stanno cercando. Quindi lui aveva questa sindrome di questo accerchiamento possibile. Quindi da lì ha avvertito più volte: cioè, attenzione, mi state facendo, perché poi le reazioni, disse lui in questa intervista, potrebbero essere molto, molto gravi. Quindi è successo quello che lui stava dicendo. Putin, secondo me, è lucidissimo nella sua azione. Quindi lui è stato provocato, diciamo. È stato provocato sicuramente. Beh, il mondo al contrario. Ed è strano. No, dico è stato provocato, ma è strano, perché in genere in tutti questi anni... Ha visto troppi film di 007, secondo me, magari no, un po' affascinato. Oppure lei ci sta descrivendo un mondo totalmente al contrario, ognuno lo analizza. No, ma io, guardi, rispetto moltissimo le opinioni, sì. E penso che ognuno... Però ci sono anche i fatti. Quando le opinioni, diciamo, cozzano con la logica dei fatti, lì diventa un problema. I fatti sono allora dire questa guerra iniziata nel 2014. Professore, dire che l'Ucraina ha provocato Putin, sì, è una visione che, secondo me, in qualunque luogo lei la provi a proporre, le danno il trattamento sanitario obbligatorio. Lo dico con grande rispetto, sa perché? Assolutamente. Perché c'è la storia di un popolo... C'è una flessione sul rispetto, la cosa è molto seria, perché dopo 19 giorni di guerra, in cui tu hai un paese democratico, sì, dove ci sono state delle libere elezioni, e in cui c'è già sulla parola democratico, Facciamocelo descrivere da Cristina. Aspetta, allora chiamate il sindaco. Allora, aspetta, Davide Parenzo, facciamocelo descrivere da Cristina.